Buongiorno, oggi voglio farvi vedere, mi si è rotta un'unghia, voglio farvi vedere l'intero procedimento, come faccio a ricostruirlo da momento che levo via quello che avanza della vecchia ricostruzione, con la ricostruzione nuova. Ho già levato via, si è spezzata proprio, come vedete, non è successo niente, si è spezzata proprio al bordo libero. Allora, in caso se vi succede che vi fate male, che vi si rompe, vedete, io non ho nessuna rottura in sangue, niente, perché bello anche di questo gel che io utilizzo della Passione Unghie è anche che anche se si spezza, raramente va a spezzarsi qua sopra. Insomma, se vi succede che vi siete fatte male, sangue, intanto con molta molta delicatezza dovete levare via tutto e disinfettare. Poi dovete valutare se è da ricostruire, perché se il taglio è così grande, converrebbe aspettare un paio di giorni che la ferita si rimargina. Mettete un cerottino, magari carino, e so che non è bello da vedere, però piuttosto è più importante che succede che magari il dito si infetta. Allora, io parto subito. Se un taglietto piccolo, mettete, come vi ho già detto in uno dei precedenti video, un goccetto di colla. Ok? Allora, io prima cosa che faccio è che spingo cuticole indietro. Come vedete, sono tutte da rifare. Questa qui avevo già fatto, ma l'ho fatta così, l'ho fatta velocemente. Non sono stata lì molto a curarla e appunto è volato. Invece con stesso gel, appunto, queste qui, come vedete, una bella crescita di un mese e mezzo. Siamo a fine gennaio, io avevo già ricostruito, sì, un mese e mezzo, perché le ho ricostruite all'incirca settimana prima di Natale, quindi fate voi, ok? Allora, adesso spingo cuticole, qui sono, diciamo, anche abbastanza a posto. Adesso sono un po' secche perché oggi non ho messo olio, adesso è mattino, ho voluto subito ricostruire questa unghia. Allora, le spingo semplicemente, vedete, indietro, lo faccio vedere come andrebbe su questa cheggia, che è da fare, spero che voi vedete, perché di solito uso due lampade, invece sono sull'altro tavolo, non so se vedete. Allora, di solito metto molto meno, è che sto guardando un po' le luci, eccetera, perdo tempo. Ok, vedete che ho spinto e vi sto facendo vedere esempio perché qui è ripulito, cioè da recente che l'ho fatto, quindi vi voglio far vedere come lo faccio io. Lo spingo e vedete che c'è un po' di pellicina. Mi raccomando, non si taglia mai a raso, due terzi, sempre due terzi. Quindi prendo una tronchese. Questi qui sono molto molto comodi, sono d'acciaio, sono proprio professionali. Io uso, vi dico anche questa informazione, quella da 3 mm. Mi piace moltissimo perché fine, qualcuno piace usare quella da 5, io ritengo che da 3 è molto più precisa. Mi raccomando, sempre disinfettarle, almeno con alcol se non lavorate a banda larga. Se no, ci sono bastoncini d'arancio con quali si spinge, però taglia cuticole deve essere, io spero che voi vedete. Cercate sempre di tagliarle con un flusso continuo, che non siano quelle tic 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 tic, perché sennò dopo si anche vede. Ecco, io mi fermo lì, non so se vedete.
vedete che l'ho, 2/3 della cuticola, quel filino fine fine si lascia, perché se no andate a intoccare la carne e viene sangue e siete finiti. Allora adesso spingo un attimo, ecco qua, controllo lo stesso se qui c'è qualcosina intorno. No, tutto a posto, solo qui da parte c'è un pelluccio, ecco qua. Ok, allora scusate, bevo il mio limone con acqua che bevo di mattino. Io adesso uso la frisa, scelgo la mia punta preferita e vado a levare vecchio gel. Io adesso stavo facendo in automatico, per fare più veloce, io abbasso la pressione con fresa sull'unghia e faccio direttamente anche cuticole, ma questo faccio solo quando faccio su di me. Invece per le cuticole uso questa più piccola e abbasso i giri. Qui abbiamo fatto, adesso io uso la lima, visto che non ho preparato quelle nuove, non è importante, uso quell'altra, è quella che uso su di me, e sistemo bordo libero. Perché non è che vi si rompe perfettamente obliquo. Io guardo anche dietro, ripasso leggermente se, ok, se è apparsa altra pelliccia, pelle, la levo, ecco qua. Cioè, quando vado a proprio scavare cose, precisare, preferisco farlo a mano perché comunque è più preciso come lavoro. Adesso io ci sto mettendo un po' più tempo perché voglio che voi vediate come va fatto, se no avrei già in ricostruzione fatto. Questo sotto è la pelle che comunque si è sbucciata quando è saltata la unghia. Ok, io adesso a questo punto la spolvero con la mia spazzolina, la spolvero, allora spolvero anche la manica. Di solito cambio anche qui, pulisco, che adesso non lo faccio non in video perché sennò perdiamo tempo. Voglio farvi vedere che uso il mio sgrassatore disinfettante. E io a questo punto, qualcuno solo spolvera, a me piace pulire proprio bene sia unghia sia intorno tutte, perché voi di solito fate tutte 10 quando fate unghie, no? Quindi io la ripulisco, così anche se c'è polvere nella feritina o sulla pelle va via tutto. E a questo punto unghia è pronta per la ricostruzione, e visto che il tempo vola facciamo questo video in due parti, ok?